pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi la nostra time machine, la macchina del tempo, ci porta dritti al 1977, anno in cui uscì Strawberry Letter 23. A renderla celebre all'epoca ci pensarono i Brothers Johnson e noi proprio della loro versione ci occupiamo oggi, anche se in realtà si tratta di una cover, anzi della cover più famosa di questo pezzo. L'originale infatti risaliva 6 anni prima, al 1971, ed era stato interpretato da Shaggy Otis, contenuto nel suo album Freedom Flight. George Johnson, uno dei due fratelli dei Brothers Johnson, pare avesse dato appuntamento ad una delle cugine di Otis nel 1971 e da qui appunto nacque la conoscenza. Il brano venne poi riregistrato, come detto, nel 1977 per l'album Right on Time, prodotto da un personaggio come Quincy Jones, e ricevette il disco di platino per il numero di copie vendute, oltre 1 milione. Non solo, il successo fu tale da scalare la Billboard Hot 100 e raggiungere la posizione numero 5, che poi diventò persino la numero 1 nella speciale classifica Billboard dedicata ai singoli R&B. Il chitarrista Lee Ritenour ricreò in studio l'assolo di chitarra del brano originale di Otis per la cover dei Brothers Johnson. Altra curiosità, il singolo fu inciso su un vinile che profumava di fragola, come dal titolo del brano. E ancora una particolarità, il coro non canta correttamente Strawberry Letter 23, bensì 22. Questo perché la premessa della canzone è che una coppia si sta scambiando lettere d'amore in formato, diciamo così, musicale, nella canzone. Il cantante invece ha inventato la Strawberry Letter 23 come risposta a tutto l'intero scambio epistolare rappresentato proprio da quel Strawberry Letter 22. E ancora, altre particolarità riguardano il fatto, ad esempio, che da una parte la canzone è stata inserita brevemente nella colonna sonora del film Pulp Fiction, dall'altra in un altro film di Quentin Tarantino, ossia Jackie Brown, e poi è stata ripresa in alcune serie TV e nel 2002 da una nota marca di cornflakes, guarda caso aromatizzati alla fragola. Nella storia di questo brano poi va ricordato che il chitarrista Shaggy Otis, considerato chitarrista prodigio, pare abbia scritto il pezzo ad appena 17 anni. Lo scrisse per la sua fidanzata dell'epoca, che si riteneva fino a qualche tempo fa gli avesse scritto una lettera al profumo di fragola. In realtà Otis smentì appunto questa interpretazione in un'intervista del 2013. Spiegò piuttosto di aver immaginato proprio uno scambio epistolare con 22 lettere inviate tra un lui e una lei e che la 23esima fosse proprio la canzone. Furono invece i Brothers Johnson, continua Otis, a incidere il singolo su un vinile profumato, come appunto abbiamo ricordato, dando il via all'idea che le lettere avessero appunto odore di fragola.